Ben ritrovati amici di Telegolfo, presso la struttura del Pala Borrelli si gioca il recupero del campionato di Serie C2 tra Heracles, Città del Golfo e Eagles Aprilia, rispettivamente prima e quarta formazione del campionato. Un Heracles che al momento è un po' più attardata in classifica, 42 punti a 50 c'è l'Aprilia. L'Aprilia è lanciato in questo rush finale delle ultime tre gare per chiudere la situazione qualificazione playoff e perché no andarsi a giocare la C1. Squadre già in campo agli ordini del signor Villani di Ostia, le immagini sono guidate da Tiziana Palombi, che vi parla Giuseppe Capuano. Andiamo a conoscere le formazioni in campo. Viene lanciata in questo momento la classica monetina. Eagles Aprilia con Sbraccia col numero 1, 2 Vecino, 5 Buttazzoni, 6 Frioli, 7 Abate, 12 Pignatiello, 16 Masullo, 18 Buce, 19 Sacchetti e 28 Di Iorio. L'allenatore è il signor Iannaccone. Gerardo dall'altra parte risponde l'Heracles con il 22 Napolitano, 23 Petrella, 2 Valerio, 4 Zottola, 5 Ferrara, 6 Treglia, 7 Mella, 8 Colacicco, 9 Cordatore, 10 Riso, 11 Corona, 20 Corrente, agli ordini del mister Matteo Macari. Gara che si gioca dopo il rinvio per l'inagibilità del palazzetto di Formia, inagibilità che poi ha portato a giocare alla Pala Borrelli la formazione quest'oggi in maglia nera. Vincere significherebbe arrivare a 45 punti per la squadra di casa e perché no potersi giocare ancora con un lumicino le ultime tre gare, di cui due fuori casa. Quindi tecnicamente questa è la penultima giornata casalinga dell'Heracles, ce ne sarà solo una da qui alla fine del campionato, mentre in caso di vittoria ovviamente dell'Eagles Aprilia sarebbe un ottimo viatico, salirebbe a 53 la formazione apriliana, perché no, metterebbe una bella ipoteca anche sul secondo posto, si lancerebbe alla rincorsa del Pomezia in prima posizione. Si fa attendere il fischio inizio, squadra di casa che arriva dalla sconfitta rimediata praticamente tre giorni fa in casa del Gaeta, dello Sport Country Club, 4-3 il risultato finale, un 4-3 che comunque ha un po' anestetizzato, potremmo dire così, la squadra di casa. Invece è stato vero e proprio ossigeno per il Gaeta, che in questo modo potrebbe guadagnarsi la via per disputare i playout, visto che la formazione di Caneschi era al penultimo posto in classifica e c'erano più di 8 punti con la squadra che avrebbe dovuto disputare nel caso il playout proprio contro i Gaetani, distanza che si è ridotta adesso. Tutto pronto per giocare, si attende solo il fischio d'inizio. Gara che inizia in questo momento, Heracles che attacca da destra verso sinistra, le vostre tre schermi, questo primo pallone si perde. Gara è iniziata con un sostanziale ritardo di circa 20 minuti per il ritardo in arrivo della squadra ospite. Valerio, Corona, Riso e Colacicco, oltre al portiere napolitano, in campo per la squadra di casa. Gli ospiti in campo con Sacchetti col numero 19, col 7 c'è Abate col numero 19, Sacchetti 18 e Buce. Poi in campo c'è anche il giocatore numero 8 che non è indistinta, ma dovrebbe essere Vesinu, da lui dato con il 2. Pallone Corona, cerca un compagno, non riesce a far filtrare il pallone, Vesinu interviene sul pallone, fallo proprio per lui, confermiamo con l'8 Vesinu, non col 2 come era stato dato in distinta. Pallone per Riso, Corona per Colacicco, tiene palla nascondendo la Buce, poi si torna indietro da Valerio, la gioca verso Riso, Colacicco prova a prendersi il varco, lo chiude ottimamente Abate.
Pallone che sarà per Corona. Corona subito per Riso, pallone che impatta subito fuori, niente da fare per questa azione nello stretto. Allora Riso a battere il calcio d'angolo, si fa vedere con la Cicco, stop non dei migliori, però il pallone resta ancora in forza all'Eracle. Corona prova a superare Vesino, ci riesce, il tiro, c'è il gol, 1-0, secondo minuto, 1-0, Corona mette subito le cose in chiaro, Corona con questo sinistro che inganna il portiere, sbraccia, anzi si tratta di Masullo il portiere, numero 16, praticamente primo tiro e primo gol, potremmo definirlo così, per la squadra in maglia nera. Si porta subito in vantaggio, Vesino lo attacca Riso, può andare via il numero 8, la scivolata di Colacicco, frana a terra Vesino, pallone sarà per Villani. Vesino potrà battere il calcio di punizione. Un po' macchinoso questo sistema di battuta. Va il signor Villani a mettere le distanze tra pallone e barriera. Alla fine Riso si sgancia, preferisce andare sul palo. Vesino pronto alla bomba. Preferisce però lo schema ragionato. Allora prova a guadagnare metri, abbate Napolitano, praticamente sradica il pallone dall'attaccante ospite. Riso si lancia in profondità, non riesce Corona a far partire il fendente verso il compagno, poi subito si stende in avanti di gol Sapiglia, ma Bucce praticamente da dimenticare questo suo tiro. Riparte con calma Valerio. Riso con la Cicco perde il pallone, all'indietro Vesino per Abate, bravo con la Cicco, e qui Villani chiama il fallo da parte di Abate che stava andando via, viene ammonito al quarto minuto, bravo con la Cicco qui a scappar via, ha chiesto il cartellino, infatti era abbastanza netto, con la Cicco stava puntando direttamente verso la porta di Masullo. Valerio e Riso, due dei piedi buoni, lì a parlottare per decidere la conclusione da attuare su questo calcio di punizione. Molto probabilmente batterà Riso. Infatti si allontana Valerio, va Riso, botta direttamente verso il portiere, risponde presente Masullo. L'ho già battuto verso Valerio, poi Riso le prese con Vesino, prova a scappare via, deve tornare sui propri passi, Corona in avanti, ne scabbate, poi c'è la parata di Napolitano, si rifugge in angolo il portiere su questo pallone recuperato e tirato direttamente in porta. Intanto Littles prova lo schema, poggia fuori con la Cicco, pallone che rimane in attacco però con le maglie rosse. Battuto per Bucce, ancora Napolitano presente sul pallone, alzato un po' i toni l'Aprilia adesso con questi tiri verso la porta di Napolitano, la chiusura di Rizzo, c'è ancora angolo però non scappa via il pallone, abbatte, rimane in posizione ancora una volta, battuto e c'è il gol, 1-1, Vesino. Quando siamo al sesto minuto, 1-1, Vesino mette dentro lui il pallone su schema ragionato da corner, si ricomincia allora sul segno X,
Valerio per Corona verso Riso, tiene il pallone in campo Riso, anzi no, sfera che è lenta, finisce fuori, Abate per Masullo, ancora Abate, si è ripreso dal primo senso di distordimento, potremmo dire così, di Colsapiglia. Riso non riesce a tenere il pallone in campo, buon il pallone controllato da Bucce, è rimasto un po' stordito dall'inizio gara la Piglia, adesso tutto sull'1-1. Vesino ancora tenta la botta, chiude Valerio all'indietro, pallone messo da Sacchetti, Abate subito ha messo fuori però il pallone, quindi pallone che dovrà ripartire dai piedi di Corona, indietro per Valerio, si scalda corrente però ancora Riso, Valerio però non ha provato mai la conclusione di potenza alla distanza, anche perché l'Eagles sempre ben appostato sugli uomini del mister Macari. Bella questa chiusura adesso su Colacicco, si riparte Vesino, motore del gol del pareggio, va a fronteggiarlo Riso, si va per via laterali, pallone scorre verso il fondo, Napolitano potrà ripartire lui, Riso cerca lo scavetto, esce Masullo, vendersi il pallone, Vesino va il numero 8, le prese con Corona, riesce a far filtrare però il pallone è troppo largo, non può arrivarci il giocatore numero 19, si tratta di Sacchetti, uscirà Corona per corrente, palla verso Riso per Colacicco, sbagliato questo retropassaggio, riesce in qualche modo a pianare Riso, gioco di prestigio per lui, poi Corona, la chiusura di Vesino, è stato bravo Riso praticamente a porre rimedio all'errore difensivo, si era rimessa la parte di Corona, non è perso Valerio, il suo tiro al volo rimpallato da Abate, palla fuori, la giocherà ancora Corona, 1-1 il punteggio che non cambia. Cercare Valerio, poi Riso cerca l'accelerazione, ancora Corona deve tornare all'indietro proprio su Valerio, Colacicco è tutto chiuso, la Piglia cerca addirittura di recuperare metri, fuori Corona, fuori anche il numero 19 Sacchetti, dentro il numero 12 Pignatiello, dentro anche Corrente, uno per parte, i cambi, Masullo sale a dar manforte, poi Vesino si porta il palo sul destro, alto sopra la traversa, c'è stata una deviazione però, quindi corner, decimo minuto di gara, la Piglia che è passata prima sul corner si riporta in avanti a cercare il pallone in zona Napoletano, batte, prova l'accelerazione, poi Bucce, passaggio buono per Pignatiello, ora Bucce, per poco non ci arriva Riso, Vesino apre per Bucce di testa, para con comodità Napoletano, Riso cerca il contropiede, deve tornare poi sui propri passi, cerca Valerio, c'è Corrente che ancora non ha toccato palla, lo fa in questo momento, Corrente verso Colacicco, si aiutano i due con la Piglia sempre con molto pressing sul pallone, molto ordinata la squadra in maglia rossa, Riso qui chiuso, arriva Valerio, Valerio deve poi ricominciare da Napolitano, avanti il pallone su Colacicco, pulisce tutto Bucce, si rifugia in fallo laterale, dovrà salire Riso per battere questa rimessa in gioco, Riso verso Valerio, ancora Riso corrente, Riso Colacicco, poi riparte Abate, chiusura fallosa di Colacicco, si lamenta Macari, ma secondo fallo per Colacicco, che secondo fallo personale dell'Eracle, quindi va fuori Colacicco, entro Mella, entra Mella per Colacicco,
1-1 il punteggio, 1-2 il computo dei falli, un po' al contrario, però l'arbitro ha preferito questo tipo di segnalazione. Calcio di punizione che sarà per Visino, potrebbe cercare anche la botta, infatti è così, impatta su Mella, pallone che torna comodo verso Masullo, va a far ripartire il portiere per Bucce, in qualche modo Bucce poi Riso, tutto chiuso, deve trovare il varco, sbilanciato Riso da Pignatiello, una sfoga sotto gli occhi del direttore di gara, nulla da segnalare, qui Riso commette fallo, guadagna l'ammonizione. Non sono d'accordo con il direttore di gara in questo caso, è vero che Riso ci ha messo impeto, ma pur vero che lì c'era un fallo chiamato su Riso da segnalare. Punita più l'intenzione di Riso. Sarà Bucce a giocarla. Mentre si scalda il 28 di Iorio, la chiusura di corrente, può ripartire Valerio con calma, Valerio riesce a passare, subisce fallo qui da parte del numero 12 Pignatiello, va fuori Valerio, ritorna in campo Corona con Riso che prende il posto di Valerio praticamente in mezzo al campo, Mella, corrente, Corona e Riso, questi giocatori in campo, mentre Vesino qui recupera un ottimo pallone, gioco di prestigio per lui, ancora Vesino, Abate in avanti a cercare Bucce, Vesino funge da pivot arretrato in questo frangente, Mella per poco non recupera il pallone, la rimessa laterale però è dell'Igol Sapiglia, possono partire le maglie rosse. Vesino il lancio in profondità, bello lo stop a seguito di Pignatiello, in aria governa un ottimo pallone, poi la sfera finisce fuori, ma bello il gesto atletico quando siamo ormai al 14° minuto. Riparte Riso, corrente per Riso, ancora Corona, Corona cerca Mella, Mella chiuso da parte di Abate, il time out chiesto dalla panchina ospite, tutti fermi, giocatori che dovranno governare, recuperare il punto delle panche, la panca dell'Eracle ha qualcosa da dire al direttore di gara, non si trovano forse con qualche chiamata di troppo, fatto sta che il tabellone dice che la formazione ospite ha commesso solo due falli, l'Eracle è al terzo fallo cumulativo di squadra, quindi non è difficile arrivare al quinto fallo, siamo ancora al 15° minuto, anche se le due squadre sono ferme sull'1-1 il punteggio sicuramente potrebbe cambiare neanche fra tanto tempo, tanto si fanno sentire due allenatori, l'ospite non ha effettuato riscaldamento, praticamente sono arrivati quasi in completo di gara e sono entrati in campo, si ripartirà Masullo per Pignatiello, lancio in avanti, l'anticipo di Riso e qui c'è il fallo da parte di De Iorio, fallo su Riso appena entrato in campo De Iorio, intanto il tiro di Corona alto sopra la traversa, il posto di Bucce di Iorio, Masullo per Abate, va il numero 7, fa girare palla per Pignatiello, cercare di Iorio in profondità, tocco di Iorio ma nulla da segnalare, corrente dietro del Riso, poi Corona, si propone corrente, preferisce cercare Merla, Corona, poi corrente, buona per Riso, gestisce il pallone, poi deve ritornare indietro, corrente straordinaria per recuperare palla, si alza tutto l'Eagles,
Mella, poi ancora Riso per Corrente, che intanto ha recuperato fiato. Tutto chiuso, Corona cerca un varco, l'appoggia in mezzo, Abate può ripartire con De Iorio, però Abate preferisce tergiversare con il pallone, poi la scambia con Vesino, perde forse il tentativo di contropiede, in questo caso la piglia, pallone che si spegne, comodo per Napolitano. Corona per Riso, fa girare palla il team di casa, ma non riesce in maniera convinta a cercare la porta di Masullo, che a parte il gol sembra non aver fatto quasi nessun intervento fin qui. Bello intervento di Riso in mezzo a due, riesce a uscire Riso, passaggio verso Mella, non arriva il pallone a Corona, ma era bella l'iniziativa del numero 10 di casa. Messa che sarà per Corona, cercare Riso, su di lui si alza subito Pignatiello, cerca l'accelerazione Riso, il passaggio in mezzo, non arriva puntuale Mella, spera che sfila fuori, in parte Pignatiello per Vesino, tiro di Vesino, la parata in questo caso da parte di Napolitano, ancora corner, chiama lo schema la squadra ospite. Giro il Pignatiello, carica il tiro, rimpallato da Corrente. Stesso Pignatiello a battere il pallone. Gioca comodo su Masullo che si fa notare anche di piedi, poi Vesino. Per Pignatiello arriva Mella sul pallone, Mella il tiro e il gol! Yuri Mella ruba il pallone e lo mette dentro. Al 18esimo 2-1, firmato Mella. Si torna a centrocampo. Abate verso Vesino. Cambiato il risultato adesso. Di nuovo avanti la squadra di casa. Il Corona perde la palla con il pallone. Abate arriva a Corrente, ci mette una pezza, poi riesce a dialogare con Mella, messo giù, quarto fallo. Mentre esce Riso, rientra Valerio. Parte Corona. Calma a cercare Corrente. Allora torna al mittente. Poi ancora Corrente, giro palla. La squadra dell'Eracle, chiesto proprio dall'allenatore. Corrente qui per poco non riesce a passare, poi Mella si porta avanti un buon pallone, esce Masullo a toccarla fuori, ottimo intervento del portiere ospite, in questo caso si è rifugiato in fallo laterale, chiama lo schema Corrente, passa per Corona, l'arbitro dice che non va bene, controfallo. Che ripartirà adesso per la squadra ospite, giocare su Masullo, ridà a Pignatiello il pallone, accelerazione a cercare Abate, prova il taglio in mezzo, Corrente interviene bene, poi mette però il pallone in fallo laterale, nulla da fare su questa sfera recuperata per un attimo da Corrente, mentre va fuori De Iorio. De Iorio in panca, girandola di cambi, è rientrato Bucce. Intanto ancora un pallone recuperato da Abate, Pignatiello la gioca bene su Bucce, Vesino in avanti, Napolitano legge bene, intuisce la traiettoria, può prendere e far ripartire Mella. Con calma adesso la squadra di casa in vantaggio. Va a fare per Corona adesso, si trascina fuori il pallone mentre va fuori Abate, dentro ci torna Sacchetti. Masullo per Bucce, Vesino, scambio di cortesie con Valerio, da Vesino e Bucce, poi Valerio per un attimo ruba il pallone, Corona la botta fuori, bello il duello Vesino Valerio, per poco Corona non metteva il 3-1. Vesino prova a salutare, non riesce a passare, commette fallo Mella,
Calcio e munizione nella posizione molto interessante, compito di falli 4-4. Sarà Sacchetti sul pallone a giocarsi la sfera. Da qui in avanti le squadre non devono più concedere falli. Ogni fallo potrebbe portare in zona pericolo. Vesino lascia il punto di battuta, sarà Pignatiello allora a giocare il pallone. Pignatiello cercherà quasi sicuramente lo scambio con Vesino, infatti è così. Vesino, il tiro in mezzo, nell'aggancia Sacchetti. Pallone che termina fuori, dentro Riso, fuori corrente, ritorna quasi con una squadra senior adesso l'Eracle, solo Mella tra i più giovani. Valerio Corona, dovrebbe essere una buona intenzione quella di utilizzare Valerio contro Vesino. Adesso iniziativa di Valerio, un 2 contro 2 che riparte adesso, Sacchetti per Buce. Sacchetti riesce a far passare il pallone, Pignatiello funambolico su questa sfera. Vesino carica la botta, abbastanza fuori il suo tiro, è stato comunque un tocco di deviazione, ma sembrava un pallone pericolosissimo verso il pari napoletano. Intanto qui Pignatiello butta via un calcio d'angolo. Riso per Valerio, cercare Corona, adesso gravita stabilmente verso la zona panchine. Riso ancora dietro per Corona, lancio in avanti Riso, Corona ha superato però il limite del campo. Masullo per Pignatiello, non è chiuso da Valerio, non filtra però, ancora giocabile Masullo. Buce verso Mella, Valerio, poi Riso, Corona, passaggio verso Valerio in mezzo e qui mette il pallone dentro direttamente Sacchetti, 24esimo, 3-1, autogol di Sacchetti. Adesso il punteggio con l'Eracle che sembra aver trovato la quadra, almeno per questo frangente. Buce, Sacchetti, Riso quasi non arpiona il pallone, lancia avanti di Vesino, Pignatiello si libera bene, troppo angolato, viene chiesto il time out, accontentato immediatamente il mister dell'Eracle, tutti in panca, anche perché la squadra di Gol Sapriglia si è ben calibrata questo frangente, è una partita abbastanza aggressiva, che ha bisogno un po' di rifiatare dopo le accelerazioni che hanno portato al 3-1. 18esimo Mella e 24esimo Sacchetti, autorete. Gara che non ha regalato tantissimi sussulti, poche le parate del portiere ospite Masullo, ma ovviamente i palloni non sono stati intercettati dal portiere, ma sono arrivate le azioni pericolose da parte dell'Eracle. Si torna in campo con la Cicco al posto di Mella, questa è la scelta di mister Macari, mentre abbatte Sacchetti, Vesino e Buce, oltre al portiere Masullo per la squadra mister Iannaccone. Napolitano per Valerio, Corona cerca lo scavetto, parte Abate, qui lascia il vantaggio direttore di gara, Sacchetti mette fuori, arriva il fallo accumulativo numero 5 da parte di Corona, quindi da qui in avanti tensione perché sarà tutto tiro libero a disposizione della formazione ospite. Il
Eccolo in avanti per Colacicco, si libera bene Colacicco, gira, poi Masullo chiude ogni varco. Parte Sacchetti per Vesino, si fa vedere Bucce, Colacicco bravo in questo caso, stoppa bene, arriva il fallo anche per Vesino, quinto fallo. Quinto fallo anche per la squadra ospite, quindi da qui tutti ai liberi in caso di fallo. Sarà Valerio a battere questo calcio munizione. Valerio dotato di un bel tiro potente, potrebbe addirittura cercare la conclusione di potenza verso la porta ospite. Valerio, tiro, palla che si alza sul palo, nulla da fare, riparte allora il quartiere ospite. Masullo, Bucce batte, gira il pallone al volo, poi Valerio spazza in tribuna il pallone. Sarà Vesino a giocare la sfera. Buono l'intervento di Valerio in questo caso, con la Cicco napolitano ad evitare il corner. Sfera subito rilanciata in avanti, con la Cicco non riesce a stopparla bene, può ripartire Abate. Ultimi minuti concitati, il Riso bravo a inserirsi su questa sfera, non scappa via però Abete, fa buona guardia Abate, no Abete, scusatemi, ancora con la Cicco, batte ribatti, quasi un pungiball, Bucce, esce Napolitano a kamikaze su questo pallone, non è che riparte Bucce e Sacchetti, alzate gli ultimi Eagles, Vesino per Sacchetti, palla fuori, rimessa che sarà per la squadra ospite, pronto ad entrare corrente. Bucce verso Abate, cerca il balco, non c'è fallo secondo il direttore di gara, rimessa laterale da battere Sacchetti. Bucce appoggia per Vesino, si prende il varco Vesino, la chiusura è in seconda battuta di Corona, ora Corona porta il pallone a passeggio, poi Riso, siamo sullo scoccare del trentesimo, ecco i due minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. Corona nasconde il pallone a Vesino, trascina però la sfera fuori il giocatore di casa. Sacchetti appoggia per Abate, sale Abate, cerca addirittura la porta di Napolitano, abbastanza citofonato questo tiro da lunga distanza, è vero che era nel traffico, ma scavetta a cercare Corona, non gira bene in questo caso il giocatore di casa. Vesino riparte in contropiede praticamente, c'è la chiusura di Colacicco, Vesino prova a giocare pulito, Valerio la chiusura di Masullo, bravo a scegliere il tempo giusto dell'intervento, fuori Corona, ritorna corrente, cercare Colacicco, tutto chiuso, Masullo può far ripartire immediatamente i suoi, poi non fanno l'Eracle in questo finale. Luce per Vesino, Vesino ancora in possesso di palle, lancia avanti a cercare Bucce, lo stop a seguire, lui rientra con la Cicco, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Allora Riso, c'è l'azione in avanti, c'era corrente anticipata da Vesino, forse fallo, pallone per Abate, cerca il varco per il tiro Abate, poi lascia il giro per Bucce, il tiro risponde no Napolitano, bravo a chiudere in questo caso su questo pallone. Persiste il 3-1 al momento come punteggio, quasi finito il recupero, solo 40 secondi. Battuto per Sacchetti, tiro e c'è il gol. 31esimo, 3-2, Sacchetti accorcia le distanze per i suoi. Colacicco per corrente.
aveva alzato i ritmi e c'è riuscito il Pomezia, l'Aprilia, scusatemi, il Pomezia a cercare e a trovare il gol per riduce le distanze, tornare negli spogliatoi con un solo gol di distacco è comunque un'ottima cosa. La Cicco qui prova a raffreddare il pallone corrente, c'era poco da fare anche perché il direttore di gara dice che può bastare così. 3-2 il punteggio in questo momento, Corona, Mella e Sacchetti autorete, mentre dall'altra parte Vesino e Sacchetti per i due gol della squadra ospite. Gara pronta a ricominciare, si attende solo l'ok del signor Villani. Eracle in vantaggio, 3-2 il punteggio, si inizia in questo momento gli ulteriori 30 minuti del secondo tempo. Corona, Riso, Colacicco e Valerio oltre al portiere napolitano in campo per la squadra di casa, mentre gli ospiti si presentano con Abbate, Vesino, Pignatiello e Buce. Abbate in possesso palla dietro verso Vesino, alza il passaggio, anticipa tutti Valerio, c'è la Pignatiello a giocare secondo tempo che inizia praticamente nel momento in cui la partita dovrebbe essere finita. Intanto Valerio mette dentro nella propria porta, mette in pari le cose, allora 0-0 potremmo dire così, o 3-3, Valerio autogol. Torna praticamente subito al centro, allora avanti per Corona, in mezzo anticipa tutti Masullo, si prende il pallone, poi Buce tenta l'accelerazione, torna su di lui con la Cicco, buon intervento, la palla va fuori, dove stava con la Cicco perché aveva visto forse un tocco da parte dell'attaccante. Abbate la gioca verso Vesino, cerca la botta Vesino, pallone che taglia l'aria ma non entra. Trovato il pareggio lì col Safiglia, praticamente in un ottimo finale del primo tempo, all'inizio di secondo tempo, pallone verso Vesino. Tanto non si è ancora visto in campo né Zottola, né Ferrara, né Treglia, né Cordatore per la squadra di casa. Fatto girare poca la panca questa sera Macari. Allora verso Pignatiello, deve tornare all'indietro, Buce, Vesino, cercare Pignatiello, cerca lo spazio, poi Vesino potrebbe scaricare il destro, c'è la chiusura su di lui di Valerio. Abbate a giocare palla per Pignatiello, si muove e fa spazio Vesino, servito, deve tornare indietro su Abbate, qui Riso arpiona Buce, commette il primo fallo. Rimane a terra Buce, si rialza in questo frangente, il primo fallo è però per la squadra ospite, quindi è Buce a commettere fallo su Riso e non viceversa. Bisogna asciugare il parquet. Riso per Corona, passaggio che non filtra, allora Pignatiello riesce in qualche modo a tenere la palla. Riparte Valerio, cerca il varco, riesce a presentarsi davanti a Masullo, poi spera che termina fuori, ci sarà angolo. Bella iniziativa di Valerio, ma nulla di fatto per lui. Corner allora per la squadra di casa,
mentre si scalda, sbraccia per la squadra ospite. Poi per Corona con la Cicco, riesce a mettere in mezzo, sdrive Sino. Giro il pallone per Corona, ma con la Cicco colto in controfallo, nulla da fare per lui. Sarà Vesino a giocarla. Poi per Abate. Arriva Valerio di gran carriera, commette fallo su Abate. È d'accordo Valerio, l'arbitro blocca tutto. Non è per Pignatiello, all'indietro ancora per Abate, cerca il barco Abate, salta Riso, lo scavetto con la Cicco, messo giù da Pignatiello, c'è il calcio di punizione. Ultimamente conquistato da Colacicco, secondo fallo di squadra per gli ospiti. Sarà Riso a battere questo calcio di punizione, serve il piazzamento degli uomini che si trovano tra il pallone e la porta. Pronto a giocarla Riso, ci vorrebbe essere anche la soluzione Valerio sull'altra sponda. Riso a cercare proprio Valerio, la botta di Valerio mette fuori il Duce. Pallone che è stato a giocare per Colacicco, si carica lui di battere questo corner. Quinto minuto, 3-3. Valerio si libera di un avversario, poi rimpallato da Buce. Rimessa è dell'Eracle, abbatte Corona. Riso abbatte, riesce a inserirsi nel controllo del pallone. Parte Masullo, pallone lunghissimo qui, nessuno può arrivare sulla sfera, si perde sul fondo il pallone, messa già battuta per Valerio. Corona per Riso, Riso l'accelerazione, palla fuori. Sesto minuto, si dà fil di palo il pallone di Riso. Valerio si libera di Abate, cadono in due, ancora Valerio. Pallone per Pignatiello. Calcio di punizione da battere per la squadra ospite. Pignatiello per Abate, saggio per Pignatiello. Vesino prova a portarla sul destro, il tiro e c'è il gol. Passa in vantaggio la squadra ospite del settimo minuto. Vesino che mette dentro il 3-4. Adesso deve inseguire l'Eracle, mette la freccia e se ne va l'Eagles. Va fuori Valerio, dentro corrente. Corona cerca il doppio passo, ultimo tocco suo. Vesino, pallone ancora chiuso da Corona, bravo in questo frangente, non fa partire gli avversari. Masullo abbatte in avanti, cerca Corona di testa, chiude sull'avversario, poi c'è il fallo da parte di Abate. Riparte Corona per corrente, ancora Corona, c'è Riso sull'altro lato, finisce a giocarla in avanti per Colacicco. Colacicco non riesce a far filtrare la sfera, è ben messo adesso l'Eagles a difesa dei propri pali. Corrente cerca il tiro, la parata di Masullo che in due tempi riesce a prendersi il pallone. Time out chiesto dalla panca ospite. Allora tutti in panca,
riprendersi e passare in vantaggio l'Eagles. Autorete di Valerio praticamente sul pronti via, e poi il gol di Vesino che mette in vantaggio la squadra dell'Eagles. Vesino che spesso e volentieri sposta il pallone sul destro per poi tirare la botta. Quattro falli già per la squadra ospite, tre per l'Eracle, e siamo ancora al nono minuto. Bella lunga questa partita, credo che questo punteggio non sarà quello finale, almeno lo spero, perché 4-3 con tutto questo tempo a disposizione. Si riprende a giocare, sarà Abate a giocare il pallone per gli ospiti. Si vuole in avanti Buce, preferisce giocarla su Masullo. Buce servito ora, Pignatiello cerca l'accelerazione, pallone è fuori. Parte la squadra di casa, Riso, percorrente, Coramella, Corona, giro palla ottimo della formazione di casa, che però non riesce a scardinare quella tre quarti dove è ben nutrita la formazione in maglia rossa. Si è quasi appiattita adesso nei pressi di Masullo, difende il vantaggio in questo frangente, sta spingendo la squadra di Mister Macari. Riso gira, Masullo risponde presente, buona la parata del portiere ospite. Corrente per Corona, sbaglia il passaggio adesso, batte, prova a mettere ordine, c'è solo Buce in avanti, iniziano a salire sia Pignatiello che Vesino. Qui reclama la panchina dell'Eracle, il direttore di gara ha fatto correggere punto di battuta, ma all'Eracle sono stati fischiati due controfalli, ma in questo caso quasi salva il direttore di gara punto di battuta. Pignatiello, la sua girata alta oltre i pali, giocato verso Mella, due uomini Mella, riesce a liberarsi, lotta, poi alla fine Pignatiello risale con Abate, con Abate la chiusura puntuale di Corona. Non è battuta vicino a Pignatiello, mette in mezzo e c'è il gol di Corona o di Vesino. Quando siamo al dodicesimo, Vesino, confermiamo lui come il marcatore, anche se credo che ci sia stato il tocco di Corona alla propria porta. Fatto sta che adesso il doppio il vantaggio, 3-5 per l'Eagles Aprilia. Si riparte, Mella, cercare Corona, tutto chiuso, non riesce Corona a cercare i pali difesi da Masullo. Qui bravo Sabatini, si trova quasi il pallone tra i piedi, poi la chiusura ottima di Napolitano. Corona può far ripartire per Riso, Riso prova ad accentrarsi, c'è il fallo di Sabatini, lascia continuare dietro di gara, Riso semina avversari, qui l'arbitro non dà neanche il fallo cumulativo. Corrente per Riso, c'è Corona libero, servito, prova a trascinarsi il pallone Corona, arriva su di Vesino e qui viene ammonito Corona.
anche Coruna al tredicesimo, il secondo tempo. Che sarà quindi per la squadra ospite della ripartita da Masullo. Lancio lungo davanti a Batte, riesce a girare Napolitano, comodo nell'uscita, protetto da Riso. Corona proprio per quest'ultimo, passaggio avanti per Corrente, si gira bene, c'è in mezzo Mella ma non riesce a far passare il pallone. Tutto chiuso in mezzo a tre uomini, poi sfera che torna nella zona di Napolitano con calma su Corona. Corrente propone verso Riso, c'è Mella in sovrapposizione, preferisce giocarla ancora indietro, va il numero 11 di casa. Corrente non riesce a spostare il pallone, poi ripartire Buce. Bravo qui Corrente, si intromette sulla palla. Corona per Corrente, avanti a cercare Mella, cerca di girarsi, poi Vesino si prende il pallone, riparte in 2 contro 1. Vesino, tiro, bravo Napolitano che all'ultimo riesce a chiudere, poi abbatte e qui Mella salva i propri pali. Bravissimo di Mella a negare il gol. Quindi ancora un pallone deviato che si alza da sopra la traversa. Quasi un gol per Mella, quel pallone tolto dalla porta. Sfera di tiro del Buce. Riso a chiamare i suoi a salire. Lanci davanti per Sabatini. Ritornare indietro per Abate. Carica il tiro. Mella non riesce ad anticipare l'avversario. Poi Vesino la mette davanti proprio per Buce. E qui Sabatini punisce e mette dentro. Sedicesimo. Sabatini chiede scusa al portiere per il tocco ma fa il 3-6. Si fa buio per l'Eracle, entra Zottola, fuori Corona. Riso per Zottola, poi ancora Corrente. Zottola a cercare Corrente, poi Mella non filtra la sfera, Buce chiude bene, poi ripartiti che allena Mella, si scalda anche Treglia. Corrente perde il pallone sull'attacco di Vesino. Corrente a cercare Mella, arriva in aiuto, poi palla fuori. Lettera, gioca per Zottola, tiro di Zottola, palo pieno, 17esimo, il palo di Zottola, e poi che si spegne sul fondo, molto agitato di gol Sapriglia e che sia in vantaggio sul 3-6. Zottola, alzato i ritmi comunque l'Eracle in questo frangente. Zottola cercare Riso, manda vuoto Sabatini, pallone alzato a Palomella, Mella blocca il processo di fallo, già battuto verso Zottola. Corrente porta sul destro, c'è la chiusura di Abate, pallone giocato verso Mella. Riso cerca il varco sul Vesino, esce un passaggio in mezzo che si perde fuori, niente da segnalare. Masullo, possesso per Vesino. Abate, uno dei migliori dei suoi, lanci in avanti, può tranquillamente gestire Napolitano, va a far ripartire i suoi, Zottola per Riso sul posto, ancora Zottola, ancora un giro palla che però non porta al tiro in questo frangente, ancora Riso, tutto chiuso, Mella, Ligolz ha fatto un'ottima partita. Tiro deviato da Sabatini, Buce
non parte in velocità, parte adesso Abate, 3 contro 3 indietro su Sabatini, con calma gestisce palla di Colz, gioca il pisteggio che non riesce. Mella, fuori Napolitano, entra Treglia, Masullo il tiro, palla fuori, si gioca la carta, portiere di movimento Macari, mentre entra anche Colacicco. Colacicco il tiro, pallone che finisce fuori. Masullo la gioca verso Sabatini, c'è la chiusura da parte di Riso, poi Colacicco guadagna il fallo laterale. Pallone verso Riso, per il portiere di movimento, una carta che ti aiuta a far numero in campo, ma giustamente devi far girare palla in modo da poter aumentare la velocità e mandare fuori giri l'avversario. Pallone verso Treglia, esce Masullo di testa, ottimo colpo di testa il suo, corona, anzi zottola per Treglia, la chiusura di Bucce. Pallone verso Zottola, Riso è libero, passaggio che non parte, Sabatini, tiro che non va, poi Treglia difende il pallone con calma a cercare Zottola. Colacicco, pallone che non passa, Abate prende la mira e c'è il gol. Ventesimo, Abate, 3-7. Torna in porta Napolitano, in panca Treglia. Ventunesimo minuto, Riso per Zottola, ancora Riso, Zottola, corona, poi Colacicco, cerca il varco Colacicco, arrivano a far densità i giocatori dell'Eagles. Pallone per Treglia, corrente Treglia, Riso per Zottola, potrebbe tirare, sfera in mezzo, arriva, si butta in mezzo con la Cicco, non riesce a passare il pallone, la battuta Riso, non riesce a penetrare, quella Riso deve ricominciare da dietro per Zottola, si porta il pallone avanti, cerca Treglia, arriva vicino a Dalmanforte, conquista il corner Treglia. 22esimo, ancora per Zottola, corrente Riso, lui Bucce, Colacicco al giro per corrente, Zottola ancora per Colacicco, un po' fermo in questo frangente, si ritorna dal numero 4 Zottola, Treglia, Zottola all'esterno, bravo il portiere a parare, poi Vesino prova a partire in solitaria, Zottola gli chiude ogni varco. Colacicco tamponato da Abate in qualche modo, prova a metterlo in mezzo, pallone non passa, sfera giocata, Riso la gira, traversa piena per lui mentre arriva il gol. 23esimo, il gol, non ho visto il marcatore ma credo sia Abate, sì, mi viene confermato Abate, numero 7, 3-8 il risultato, non c'è più partita ormai. Riso per Zottola, infatti è tornato il portiere napolitano in porta, Zottola cerca Riso,
Ora Cicco perde il pallone, Buce per Visino con calma, poi per Pignatiello abbatte Visino. Buce, Pignatiello fa passare il pallone, ma la sfera arriva comoda per Napolitano. Riso si alza un po' di maretta, ma nulla di grave al momento. Panchina Riso, rientra Valerio. Va in panca anche Colacicco e va dentro Mella. Gli uomini più nervosi dell'Eracle vanno in panchina. Tanto Riso tiene un mini briefing con l'arbitro, attenzione perché Riso è già ammonito. Villani va a richiamare anche Cordatore in panchina. Battuta di Buce, Sabatini tocca per ultimo, pallone per Valerio Zottola. Cercare Valerio in avanti, tocca la sfera fuori Vesino, pallone giocato da Valerio, poi Zotto, l'ultimo pallone toccato da lui, la rimessa che sarà per la squadra ospite dell'Aprilia. Avanti, controllo non perfetto di Buce, corrente per Zottola, non è giocato verso Valerio. Zottola cercare Mella, Mella prova ad ubriacare gli avversari, Zottola non cerca mai il tiro in questo frangente. Valerio sporta il pallone defilato sulla sinistra, poi si riparte con corrente. 27esimo, sfera per corrente, non segna dal primo tempo lì la squadra di casa dell'Eracle. Come una partita può cambiare. Valerio, il pallone per lui, corrente all'indietro, abbatte, accompagna il pallone fuori, guadagna la rimessa laterale, potrà ripartire quando il punteggio dice 3-8. Siamo ormai sui titoli di coda per questa partita e probabilmente anche per i sogni dell'Eracle di inseguire la C1 in questa stagione. Valerio verso Mella, corrente per Zottola, Zottola il passaggio, cercare Mella, il tiro murato. Zottola per Valerio, tutto chiuso però è ordinato. L'Eagles praticamente non lascia passare foglia la squadra in maglia rossa. Vesino mette il pallone fuori, la rimessa di Zottola. Qui perde il pallone Zottola, va fuori Vesino che ha avuto la peggio nell'ultimo scontro, va a riposarsi. Pignatiello, il pallone è fuori però, non ha da fare per lui. Sale col pallone Zottola, servire corrente. Tira che ha perso di tono adesso dopo la sfuriata di Riso e Cordatore. Si è persa solo Melina praticamente questa. Tanto Zottola, l'accelerazione non porta a nulla, va al tiro, sfera fuori. Ultimo tocco di Zottola, anzi no, c'è corner.
quasi non ravvisava il pallone d'Eracle. Valerio, pallone recuperato in qualche modo, cerca il varco per il tiro, tutto chiuso, ancora Valerio prova a battersi, colpo di tacco è lento in questo frangente. Luce Sabatini, bravo Mella a intercettare, appena bene Valerio, dove Mella, Zottola, va al tiro Zottola, incrocia bene ma non trova la via della porta. Lancio in avanti, Pignatiello, lo stop a seguire, Zottola qui chiude bene, può ripartire in velocità, va al tiro, chiude tutto Sabatini. Mella verso Valerio, si prospetta un'ulteriore sconfitta per l'Eracle in pochi giorni. Mella cerca il dribbling ma praticamente si perde Mella con il pallone. Mella gesta il palla, solo un minuto visto che c'è stato un solo time out in questo secondo tempo. Valerio cerca il varco, non ci sono spazi, deve tornare all'indietro ma si incavolisce qui. Valerio recupera comunque il fallo laterale, 3-8 che non cambia e non cambierà probabilmente visto l'andazzo del secondo tempo. Sono stati tutti per gli ospiti che sono passati praticamente dal 3-2 del fischio del primo minuto da 3-8 in questo finale di gara. Poi che sarà da giocare adesso per l'Eracle dopo questa rimessa. Zottola la gioca per Valerio, accelerazione che non trova Mella, Sabatini per numero 12 Pignatiello, buona la sua partita, tutto l'Eagles è andata crescendo sul finale, tanto questo pallone evita Pignatiello l'autogol, quasi non si porta a casa la porta questa scivolata, bisogna ripristinare i pali. Valerio si libera di un avversario, il tiro è qui corrente, non trova la correzione in porta, ma l'arbitro dice che può bastare così, perde 3-8 l'Eracle contro l'Eagles Aprilia. Finisce qui, vorremmo dire così, la stagione dell'Eracle che adesso avrà tre partite da giocare solamente per chiudere il campionato, una sola di queste in casa, ma i sogni di gloria si possono dire spenti qui. Io ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato le riprese di questa partita e vi ringrazio per essere stati con noi. Mister Macari, dopo un bel primo tempo, nel secondo si è persa quella che era la verve dell'Eracle, il punteggio è fin troppo largo, non dice quella che è la realtà della partita, ma sta di fatto che purtroppo si esce sconfitti. Sì, primo tempo che forse poteva finire con 3-4 gol di distacco e invece finisce 3-2 su due gol subiti su calcio d'angolo. Iniziamo il secondo tempo e ci buttiamo la palla in porta con uno sfortunato gol, per carità, fa parte. Quarto gol ancora una volta su una rimessa laterale. Se si prendono questi gol si perdono le partite, c'è poco da pensare, da stare a cambiare, a recriminare, a dire se c'era quello, se c'era quell'altro. Se prendono questi gol si perdono le partite.
Si chiude virtualmente la stagione delle Eracle questa sera, perché da qui in avanti non so se la matematica vi dice di no per il terzo posto, ma credo che sarà difficilissimo andare a recuperare i punti là davanti. Ma guarda, questa da dicembre in poi si è trasformata un po' in una stagione maledetta per tante motivazioni. Sì, secondo me è una squadra che poteva dire molto di più in questo campionato. Ripeto, poi bisogna ricostruire le cose piano piano, in modo lucido, insomma, ci sono tante situazioni. E mancano 4 partite, noi le onoreremo fino alla fine. E poi a fine anno faremo tutte le nostre valutazioni del caso, insomma. Prossimo turno si va in trasferta e adesso bisogna riprendersi da questa serie negativa, purtroppo. Sì, prossimo turno andiamo a giocare a Latina contro il Flora. E il Flora ha bisogno di salvarsi, però noi non è che andiamo lì a fare, insomma, la scampagnata di salute, quantomeno per onorare un po' quella che è la nostra storia, almeno dei ragazzi, personale, insomma. Non credo sia il caso di andare a fare brutte figure. Io penso che chi oggi legga il risultato di questa partita chissà che cosa pensa. E mi piacerebbe, vabbè, per fortuna ci sono le vostre telecamere che hanno ripreso il primo tempo. L'invito ad andarsi a riguardare la partita e soprattutto il primo tempo. Ripeto, è veramente una stagione maledetta.